Buongiorno dalla fiera, rieccoci. Rincominciamo da dove abbiamo smesso, dal padiglione 2. Ce la faremo a finire il nostro giro? Eh sì, Armando reclama tutti i suoi accessorietti, quindi dobbiamo andare a vedere. Va bene, ma adesso qualche camperetto particolare qui c'è, facciamo vedere qualcosa. Vabbè, vediamo. Va bene, andiamo. Che hai visto? Le telecamere, amore. Questo è un sistema a 4 canali, come avevamo su Big. Sì, li possiamo mettere come videosorveglianza. È un'idea, noi utilizzavamo un altro sistema che registrava anche. Questo non so se registra, adesso guardiamo un po' di cosine. Pacci, che stai leggendo? Ho preso l'opuscolo informativo del sistema delle videocamere e potrebbe fare al caso nostro. Sto guardando bene le caratteristiche, quelle scritte con le righe piccole, la risoluzione, l'alimentazione, la visione notturna. Ci devo un po' studiare perché sono 4 pagine, non è da leggere in fiera. Passiamo ad altro. Mi sono perso Precisetti, dove sarà? Tanto. Eccola, che chiacchiera. Ieri pure sono passati degli amici nostri. Ciao. Allora? A chiacchierare un po' con la Stefi di Tanta Strada in Camper. Ciao ciao. È una vecchia amica che noi passiamo a trovare sempre, anzi passate anche voi a vedere il loro programma di viaggi che è molto interessante. E poi che dobbiamo prendere? L'adesivo. Il suo adesivo che andrà sul nostro portellone. Anche se siete sempre in giro e non fate il calcolo dei giorni, vi do un calendario. Grazie, lo sai cosa faccio? Ah no, è già del 2025, se no sì. Ci segniamo il conto alla rovescia per quando si parte. Però c'è anche il dicembre. Ecco, vedi? Incomincio a sbarrare. Al salone del camper cominciano a fare le comparsa i carrelli tenda 4x4, mini roulotte, e questa è una della Black Camp. Guardate che bella. Ah, un garage per poter riporre le costose biciclette elettriche. Poi qui è l'angolo cucina con lavello, 2 fuochi, frigorifero, dispensa. Una bella veranda che fa il giro completo del carrello, mentre da quest'altro lato troviamo quello che è il vano WC che fa anche da tenda doccia. Una volta salite le scale c'è la camera da letto. Tutto questo a 39.000 euro, giudicate voi il prezzo. Un altro allestitore che è arrivato per la prima volta qui in fiera è Praga, azienda specializzata in allestimenti off-road, che qui ha portato uno Sprinter 4x4 passo lungo. Anche qui hanno pensato a un posto per riporre le bici elettriche. Un altro oggetto interessante sono le cellule di Automobile. Questi mezzi sono sempre più presenti a Parma perché il pubblico mostra interesse per quello che è il veicolo particolare. Tra l'altro questa soluzione permette con un mezzo di fare 2 cose, macchina da lavoro e macchina da vacanza, da viaggio. Guardate che carine. Guardate le attrezzature, piastre, vanga, addirittura la tenda per gli ospiti.
molto bello anche l'abbinamento di colori. E questo è il sistema di parcheggio. La cellula viene fissata con questi quattro piedi a terra e voi sfilate la macchina. Non sembra, ma è molto semplice e veloce da fare l'operazione. Interessante quest'altra versione con WC e doccia. C'è tutto, ragazzi, qui dentro non manca veramente niente. Angolo cottura, questo è il frigo che fa anche da colonna del tavolo. Mi hanno già detto che questo verrà modificato e viene traslabile per facilitare il passaggio a destra e a sinistra. È un bel letto, ragazzi, che tra l'altro si allunga e viene fino a qui. Che ne dite? Vi piacciono queste soluzioni? Questa tra l'altro già l'hanno venduta, non è durata niente. Un altro oggetto interessante è questo Volkswagen Crafter 4x4 presentato da New Camper. Un allestimento particolare, molto ben curato e rifinito. Una delle caratteristiche di questo mezzo che è comandato con la domotica integrata nel Garmin. Guardate che bello snorkel. Bello il piatto doccia in acciaio e una particolarità, monta un sistema WC Cinderella. Bello anche il piano in Corian con lavello integrato. Qui abbiamo un'altra chicchetta, un'azienda che vi costruisce le cellule su misura, sul vostro disegno, e provvedono anche a fare l'omologazione. Quindi per chi ha idee un po' particolari, anche su un semplice daily due ruote motrici, questa sarebbe l'ideale, perché il prezzo è: costruiamo la tua idea a partire da 19.900 euro i vati. Questa è la forma della mansarda fatta con dei profili. Ed eccoci all'interno della scatola vuota. Dopo sta a voi riempirla secondo le vostre fantasie ed esigenze. Portamoto. Interessante anche la possibilità di fare una grande apertura sul posteriore. Un'altra novità. Master Van presenta il suo camper per uso estremo, sempre su meccanica Ford. Sto vedendo che è la più utilizzata. È una cellula, da quello che vedo, integrata nel telaio. Ora facciamo un giretto intorno e poi saliamo a bordo. Come vi ho già detto, c'è sempre più interesse, ecco perché si vedono sempre più mezzi così in fiera. Saliamo a bordo. Una disposizione insolita per quanto riguarda i pick-up, con dinette a ferro di cavallo nella parte posteriore. Questo è il resto dell'abitacolo. Direi molto spaziosa, dà un senso di movimento piacevole. Guardiamo il bagno. Direi un signor bagno. Ragazzi, anche le rifiniture le trovo molto molto elevate. Veramente un bel prodotto. Addirittura vedete, questo è il passaggio comunicante con la cellula, basta reclinare un sedile e si passa dietro.
Veramente interessante questo monoscocco. Eccoci arrivati da Top Gruppo, uno storico marchio che è sempre presente in fiera, e questa volta troviamo un camion della Krug. Loro importeranno la Krug per l'Italia. Facciamo un giro intorno. È un Mercedes abbastanza piccolo, con il tipico telaio a molle Krug. Insomma, tutta roba già vista a Bad, però qui per il salone è una grande novità, è l'unico camion presente. Andiamo all'interno, guardate, questa scala è ripiegabile, si infila sotto il telaio. Questo è il Krug in versione Rhino, è un progetto che Krug tira avanti da tanto tempo, con una pianta stracollaudata, letto trasversale, dinetta ai piedi. E questo è l'angolo, cucina con frigo, piastra induzione, lavello, e vi mostro anche il bagno. Nel bagno, come sempre, c'è il passaggio cellula, WC con separatore, ed ecco qua. Anche i camion hanno sempre il loro fascino e hanno attirato un sacco di gente qui allo stand Top Group. Bello, belli colori, belle le rifiniture, tutto questo per 315.000 euro più IVA. Eccoci allo stand della Mapa. Hanno realizzato un van per un cliente molto, ma molto interessante. E ora Alessandro ce lo illustra. Volentieri. Alessandro, spiegaci questo van. Caratteristiche principali: una dinette enorme, una bella sala dove potersi muovere tranquillamente. Quando si esce dal bagno e ci si vuole cambiare, non si hanno ingombri. Lo spazio è tutto a disposizione, anche quando si è in tanti e si fa salottino. Arriva il punto che dobbiamo fare da mangiare. Come facciamo? Abbiamo un'ampia cucina col suo appoggio, che è sempre occupato da qualcosa. Andiamo ad aprire il nostro tavolo, che lo troviamo qua sotto. Utilizziamo il tavolino come aiuto in cucina. Se vogliamo allargare la cucina, fare una cucina L addirittura. Siamo in tanti a mangiare, non c'è problema, c'è posto per tutti. Stupendo e funzionale. Una volta che dobbiamo o ci serve un letto d'emergenza, possiamo trasformare la nostra dinette in letto. E viene una dinette. Ed ecco qua. Ed ecco qua. Andiamo a richiudere il tutto in un attimo e far scomparire il tavolo, che non ci serve più. Via. Voilà. Ovviamente letto principale, quello basculante elettrico, sempre di nostra produzione. E voilà. Come avete visto, tutte operazioni veloci e semplici. Male. Dimmi. So di un'altra caratteristica di questo van. È la parte posteriore con un letto e il garage a volume variabile e il grande bagno. Il grande bagno. Partiamo dal bagno, che vai. Siamo già vicini qua. Bene. Un ampio bagno dove si può stare in piedi tranquillamente. Un lavandino scomparsa. Un lavandino, e che è un lavandino, insomma, con specchio davanti, le varie antine, la doccia regolabile. Guarda, per dare un parametro, Ali, tu quanto sei Io lungo? Sono 1,80. E guardate lo spazio che ha ancora sopra, guardate come si muove senza problemi.
Sono un po' più grosso, sono più grosso che altro. Però finalmente un bagno dove fare la doccia senza sbattere. Dove fare la doccia senza sbattere. Anche bello l'ampio corridoio e una cosa che noto, tanto stivaggio. Tanto stivaggio. Parca armadio, un armadio qua. Armadi qua. Armadio qua con sotto il vano tecnico. Un altro armadio qua. Senti, ma quanto è lungo questo van? 6,40. E tutto sto spazio, dove l'avete trovato? Dove l'abbiamo trovato? L'abbiamo trovato. Ed eccoci arrivati nella parte posteriore. Un bel letto posteriore trasversale, un ampio garage con due vani di stivaggio dove poter inserire cuni, vari tubi, tuberie e tutto il resto. Una volta che non ci interessa il letto oppure abbiamo bisogno di più spazio, andiamo a trasformarlo con pochi movimenti e voilà, tiriamo su questo. Questo addirittura si può lasciare a casa se non ci serve, se siamo solo in due non ci serve un letto. Abbiamo tutto questo vano di carico. Ma oltretutto guarda che pensili profondi e capienti. Sì. Due armadietti qua, un armadio qua, io penso che gli spazi alla fine ne salta fuori. A noi non resta che farvi i complimenti e grazie per la visita. Grazie a voi, ciao a tutti. Precisetti, abbiamo fatto un lavorone, ma anche oggi il tempo non è bastato, è ora di pranzo. Sì, andiamo a mangiare un boccone e poi oggi pomeriggio, per essere quelli che rendono veramente tanto, ci dobbiamo dividere. Già. Tu al computer e io vengo a fare le riprese. Sì. Poi stasera ci vediamo, non ti preoccupare, ti vengo a riprendere. Mi vieni a trovare sulla mia reggia. E non aprire a nessuno oggi, chiudi di dentro, lavora! Cisetti è rimasta al camper a lavorare, io dopo un frugale pranzo rientro, mi sono cambiato la maglietta perché ho fatto una sudata stamattina. Ora vado in sala stampa, prendo un caffettino, raduno le idee e poi ricomincio. Tra i camper che definisco normali c'è il ritorno anche di prodotti di qualità come un monoscocca Atlantis, con prezzi da capogiro, perché siamo anche sopra i 100.000 euro per un van. E poi ci sono progetti particolari come questo, Revan, un van di lusso da circa 140.000 euro con un tetto rialzabile per prendere gli aperitivi. E poi ci sono loro, i van 4x4. Il ring contrastato è lo Sprinter. Molte aziende hanno proposto la loro versione. Come vedete questo è abbastanza economico perché parte da 121.000 euro. È uno Sprinter passo corto. Ora vi faccio vedere l'interno. Dinette microscopica. Letti gemelli, questo vi fa capire che già tutto lo spazio di questo mezzo è occupato dai letti. Adesso vediamo il bagno. Un bagno con una doccia molto particolare, bisogna costruirsela con questa roba che suona e qui dovrebbe esserci il lavandino. Plastica. Qui tutto minimal, anche la cucina. Io trovo difficile giustificare la richiesta per 121.000 euro per un mezzo del genere. È vero che la maggior parte del prezzo l'assorbe la meccanica, ma non lo so, questo è per un mezzo per un weekend, una scampagnata, perché dove la mettete le cose? Ma guardate la profondità, un palmo. Mo un po' più di spazio c'è nella parte posteriore, questo dovrebbe essere l'armadio. Vediamo un po', porta bombola, tufa, l'impianto elettrico, non sono proprio convinto.
Mare Urlotto fa sempre impressione a Stella di Adria. Un monolocale con ruote. Qui vi potete veramente sentire come a casa. Tutto questo in 9 metri e per 74.500 euro. Eccoci arrivati allo stand di Euromobil. Vediamo la loro interpretazione del mezzo 4x4. È un Mercedes Sprinter semi integrale, hanno acceso la barra a LED. Ora vediamo se ci fanno salire a bordo. Mi chiudo la porta dietro, altrimenti si infilano le persone. Ed eccolo qua. Devo dire che questo a prima vista è molto bello e rifinito, eh? Letti gemelli, un bel giro di pensili. Per quanto riguarda la zona living, abbiamo il frigo qui sulla sinistra, un bel piano, lavello, tutto sommato una bella dinette. È molto spazioso e luminoso, eh? Per adesso è il meglio che ho visto. Ora guardiamo il bagno. La porta del bagno sembra una porta di una doccia, questo perché ha la doccia integrata. Ciao. Lavandina in plastica, WC con seduta fissa e la doccia è qui dietro. Basta ruotare la parete ed eccola qua. Una soluzione tutto sommato che permette di avere una bella doccia grande. Unico appunto la porta, insomma, guarda, proprio ci voleva qualcos'altro. Almeno potevano fare un rivestimento qui sulla parte esterna. Vabbè, un'altra cosa che non mi piace sono le pareti con tutti questi rivestimenti. Questo è un pannellino fino fino che va a coprire tutto quello che è la finestra. Aspetterei qualcosina un po' di meglio. Vediamo un po' i pensili. I pensili sono abbastanza capienti. Questo è l'armadio. Qui il legno struffa. La chiusura della porta non è un granché. Idem per questo. Forse non hanno resistito a 5 giorni di tocchi continui da parte delle persone, oppure un assemblamento non proprio ottimale. Anche perché questo mezzo è chiuso, il pubblico non sale. Che dire? Tutto questo per la modica cifra. Andiamo fuori e scopriamo sul desk. 183.340 euro. Questa è la parte del garage. Si può intravedere l'impianto Victron. Tutto sommato il garage è abbastanza spazioso. Parte posteriore che trovo un po' troppo elegante per un veicolo off-road. C'è una scaletta e una piastra multifunzione attaccata sulla parete. Bello il colore e anche le grafiche, queste mi convincono. Però 183.000 euro rimangono sempre tanti. Siamo arrivati da Imer, quelli che hanno riportato sul mercato questo tipo di prodotto. Ne hanno inventati diversi. Partiamo dal classico van Grand Canyon, sempre su meccanica Sprinter. Eccolo qua. Non mi soffermo sulla plancia e il cruscotto, tanto sono tutti uguali. La dinette è composta dal sedile che si gira e questo piccolo tavolino, un blocco cucina molto stondato. Qui si vede che c'è anche un altro tipo di design, eh? Frigo a colonna che divide la cucina dal letto, un giro di pensili,
un bagno veramente minimal. Di bello possiamo dire che sono gli accostamenti di colori che mi piacciono molto, e oltre al letto posteriore abbiamo il letto sul tetto sollevabile per chi vuole dormire all'aria aperta quasi. Questo è il vano posteriore sotto letto, come vedete ci sono altri spazi di stivaggio, porta tavolino, porta seggiole. Non manca praticamente nulla. Tutto questo per 147.110 euro. Qui invece saliamo a bordo della versione più lunga da 7 metri. Quello di prima era un 6 metri. Già si nota l'ampio più spazio a disposizione. Una bella dinette. Cambia anche molto il corridoio. Accanto al frigo ora trovo spazio anche un piccolo armadio. E comunque c'è una bella fila di pensili qui. Bello e spazioso anche il letto. Un lungo corridoio sotto il letto permette di stivare tante cose. E con un metro in più ne ha giovata anche il bagno. Andiamo a vedere. Beh, come vedete lo spazio a disposizione è aumentato notevolmente. Tazza fissa, un bel piano doccia e il classico lavandino a ribalta. Tutto questo per 152.000 euro. Allora passiamo a bordo del crossover, un mezzo che ha riscosso un notevole successo nei paesi nordici. Come vedete l'aria che si respira a bordo è totalmente diversa. Si nota subito la larghezza in più della cellula, una bella dinette angolare. Non vi faccio vedere la plancia perché tanto come sempre è uguale. Differente il blocco cucina. Appiccicato lì. Carino il rubinetto a parete. Anche qui troviamo i letti a gemelli, frigo Dometic con doppia apertura destra-sinistra, due pensili a destra, due pensili a sinistra, e nella parte sotto il classico armadio su letti gemelli. Per quanto riguarda il bagno, WC con seduta fissa, doccia, lavandino, ciao, e qualche vano di stivaggio. Nel complesso è un mezzo molto bello, è un mezzo che mancava sul mercato, ecco perché ne hanno venduti tantissimi. Questa meccanica vi permette di affrontare tanti percorsi. Ora andiamo a vedere il prezzo. 169.600 euro. Questo invece è l'MLT 580, la versione un pochino più sobria. Andiamo a bordo. Come vedete qui è un pochino più elegante da tutti i rivestimenti ai colori, anche il bagno è leggermente diverso, sempre letti gemelli. Andiamo a vedere il bagno, molto più curato dell'altro. Qui abbiamo una portina divisoria per quando si fa la doccia. Una persona che vive sui giornali non è mai. Belli anche i colori, molto caldi ed eleganti. Guardate che ampio cassettone. Classico rubinetto attaccato a parete. È un bel mezzetto con un giusto rapporto qualità prezzo, infatti questo ha vinto il premio della community di Camper Online. Siamo a 148.465 euro.
E poi c'è lui, il Venturess, questa cosa strana con un elevato design, con un letto nella parte superiore, con le pareti che si gonfiano attraverso un compressore, una grafica molto particolare, come gli interni, questo è stato un vero esercizio di stile che ha riscosso molto successo. È uno dei mezzi dove c'è sempre la coda per salire. Questa è la parte posteriore, con la dinetta su questo mega portellone. Saliamo a bordo. Come sempre, la plancia è sempre quella dello Sprinter 4x4 e una volta a bordo vedete il grande spazio a disposizione, con un grande corridoio, una bella cucina con un bel piano d'appoggio. Tutto il mobilio è stondato. Per quanto riguarda il bagno, troviamo la classica soluzione, più la gentile ragazza ci aiuta a mostrare che è estensibile e con la parete che ruota per la doccia. Grazie assistente! La lunga scalinata che fa da contenitore porta quello che è la camera da letto nella parte superiore, che è veramente bella e spaziosa. Unica nota stonata di questo mezzo è il prezzo, 252.000 euro. Anche Posla ha la sua versione di Sprinter 4x4. Saliamo all'interno. Questo è Rod Star X, due posti. Faccio solo una panoramica. Questa è la parte posteriore. Qui hanno scelto la soluzione con slide per allungare la seduta del letto. Guardate che linearità i pensili. Questa è la sporgenza. Come unità di misura siamo sui 30 centimetri circa. Un 5,99, due posti, tutto questo per 108.000 euro. Io con questo direi che è veramente tutto. Ho guardato quei 10-12 veicoli più interessanti, per il resto non li prendo neanche in considerazione. Vi ho fatto vedere solo piccole pillole, chicche, e poi andate a approfondire se vi interessano. E ritorno da Precisetti. Buongiorno da Armando. Stamattina non siamo entrati al salone perché ci siamo messi a lavorare, ho dovuto sistemare un po' del materiale raccolto, altrimenti quando è il momento di scrivere gli articoli qui va tutto in palla. Precisetti, che cosa stai facendo tu? Sto facendo un reel da pubblicare sul nostro canale. Ora finito questo, doccettina, pranzetto veloce, che poi ci abbiamo l'incontro allo stand Dometic con tutti i follower che sono in fiera e che ci vogliono salutare. Poi, fatto questo, Eli, che facciamo? E alle 6 siamo qua. Alle 6 finita fiera, riusciamo, sì. Vabbè. Niente di che, ormai sono gli ultimi giorni. Salutiamo altre persone, salutiamo anche altri amici che sono venuti qui. Giornate tranquille a bordo di Armando. Vi rendete conto che per uscire mi tocca chiamare Precisetti che mi leva la scala? Precisetti! Sì? Lei scende a fumare, per chiudere la porta togli la scala. Fai come il principe azzurro, stendimi la scala. Sì? E andiamo all'appuntamento con i nostri follower, amici, conoscenti. Non so manco come chiamarli. Ormai sono quasi amici perché ci seguono, sanno più loro di noi che
noi stessi di noi. Sentite come filosofeggia dopo pranzo? Guarda, non portiamo neanche la GoPro, ci prendiamo mezza giornata di ferie, di riprese, perché parliamo con la gente, dedichiamo il tempo a loro, tanto quello che voi volevo mostrare al salone ve l'ho mostrato, e quindi andiamo. Buongiorno dal salone del camper, ultima giornata. Stamattina non siamo entrati, abbiamo un po' bighellonato, ci siamo alzati tardi, siamo stati fra i camion in mezzo agli amici, perché ne sono arrivati diversi. Ecco qua lui con un B-Mobile, loro con un ex Mercedes dei pompieri, Armando lo conoscete, un altro Mercedes ex camion di pompieri e Liveco ex Overland. Oggi pomeriggio rientriamo, ma giusto il tempo di salutare un po' di persone. E poi stasera seratina tranquilla, perché il parcheggio si svuoterà e domattina partiamo. Calano le tenebre sul salone del camper 2024. Chissà se ci torneremo mai più noi. Penso che sia proprio l'ultimo salone. Dopo quasi 20 anni di onorato servizio, non so se ci sarà un'altra edizione. E va bene. Anche questo è da mettere nel conto del nostro viaggio, perché se saremo dall'altra parte non è che si può tornare per vedere un salone. Gli amici se ne vanno, partono tutti e noi partiremo domattina con calma per poi riprendere a pieno ritmo da martedì il cantiere. Mi ha raggiunto anche Precisetti, perché vogliamo ringraziare tutti quelli che sono passati a trovarci. E sono stati tantissimi. Più delle aspettative, per una carezza d'Armando, per una chiacchiera. Sì, grazie, ci avete tutti lasciato qualcosa. Sì. E è stato bello dare un volto a tutti quei nickname. Sì, beh, grazie. Siamo stanchi, ma soddisfatti. Ma molto soddisfatti, molto felici di essere venuti qui con Armando. A proposito, non ti voglio riportare alla realtà dopo questa pausa romantica, ma devi andare a fare la copertina con il video stasera. Va bene, ora vado. Al lavoro, via. Ciao. Ciao. Buongiorno dal parcheggio del salone del camper. Abbiamo rimesso in moto Armando, quindi vuol dire che è ora di andarsene. Faccio caricare l'aria, lo scaldo un pochino, è lì dentro che finisce i controlli di tutte le chiusure, cassetti, e che sia tutto in ordine, tutti gli interruttori staccati. Non ci siamo più tanti abituati a queste ripartenze. E poi andiamo. Controllato tutto? Tutto a posto? Possiamo partire? Tutto a posto, possiamo partire. A spero. Bordo. Poi si vede quando si arriva. Ah, va bene, a bordo, vai. Guardate che agilità.
eccoci qua ragazzi, vi volevamo mostrare le operazioni di scarico dell'acqua, le prove delle valvole, ma ha fatto un diluvio, infatti siamo tutti paralici. Quindi sì. Armando è dentro la sua cuccia e chiudiamo qui la sessione di Parma e la mattina si ricomincia a cantiere. Tu al montaggio domani il video e io vengo al cantiere. Sì, come sempre. Ciao. Now.